Lasciamo il nostro hotel a 5 stelle. Tenerò una caricata. Vamos. Quella luce dove l'hai accesa? Da là. La tecnologia di questa struttura è talmente alta che Sara non riesce a capire dove si accendono e spengono le luci. Un paio di mattonelle, stanza colazione. Colazione super basica, latte in polvere, caffè in polvere, una media luna e un muffin confezionato. Però 22 euro per la notte. Parcheggio Tenerona, fronte porta. Il vento non è molto forte questa mattina, però ricordiamoci che in Patagonia la mattina e la sera il vento si placa, quindi iniziamo la giornata diciamo con un 5 su 10. Il vento è iniziato da circa le 7 del mattino, eravamo insicuri se provare a fare la 73 Malditos o l'altra che ci porterà fino a Comandante Luis Piedrabuena. Per oggi non abbiamo dubbi, bisogna allungarla, andare verso l'Atlantico e poi risalire per Governador Gregorio. Il fatto che viaggiamo in due, per il peso che abbiamo, oltre alla variabile vento che oggi non è a nostro favore, non ci lascia scelta. La scelta ci sarebbe e penso che la sapete tutti. Lascio Sara qua. Io ragazzi inizio a avere un po' d'ansia perché mi sento un po' imprigionata qui in Patagonia. Le strade sono poche, sono sterrate, bisogna scegliere la meno peggio. Il vento non ci dà tregua e sta arrivando anche la stagione fredda. Comincia a mancarmi un po' il fiato. Il pensiero di essere lasciata qua mi rende un po' inquieta. La verità è che questo punto, Tres Lagos, è un punto un po' particolare perché le strade sono poche e da qua per risalire c'è solo ripio. Due punti a favore in questo luogo li ho trovati: la panaderia, come tutta l'Argentina, e Los Perros, sempre i miei più cari amici. Mi affiderò a loro. Una curiosità: guardate il polvo, cioè non si riesce neanche a togliere. Entra nei meandri del tessuto, è impressionante. Inutile dire che la Patagonia mette sotto stress i mezzi meccanici. Guardate, dappertutto. E non si toglie. Ora, come sempre, l'accendiamo insieme. Ho messo la mano sopra la manopola dell'acceleratore e lo mismo, stessa cosa. Go! Troppa forza. Noi richiudiamo. Marchi ingegni artigianali. Ce l'abbiamo fatta. La domenica mattina di Tres Lagos. Si parte salutando l'osteria Tres Lagos, centralissima. Come del resto si potrebbe dire di qualsiasi edificio di Tres Lagos, è talmente piccola che tutto è al centro. Ci dirigiamo adesso verso la panaderia Maxi, che è da questa parte, facendo un tratto di sterrato. Prima abbiamo visto un motociclista che ha fatto scendere sua moglie. Per il momento non mi succede questo, cioè non devo fare tratti lunghi sterrati, altrimenti oggi ne farei su un centinaio di chilometri. Siamo arrivati alla panaderia, ma è chiusa. Volevamo prendere qualcosa per sicurezza, per non rimanere proprio all'asciutto, dato che abbiamo diversi chilometri da fare, non incontreremo granché. No, forse non è chiusa. Andiamo a vedere. Chiuso. Cerrado. No se puede hacer la compra. Prima panaderia cerrada in tutta l'Argentina, in tutto il nostro viaggio. Quindi la vedo dura rimanere qua tra panaderie chiuse e perros. Vediamo, ci penso su. Francesco dice: guardate che ripio infame. Sì, perché è un ripio morbido. È il classico ripio dove si galleggia. Bar de viajes chiuso, cerrado. È domenica mattina, non so se questo può incidere. Il multirubros è cerrado. Rotisseria e pizzeria Santi.
il museo cittadino, la confitteria del camping, chiusa anche questa, ripio bruttissimo anche qua. Questi sono dove loro pongono i sacchetti dell'immondizia per essere ritirati, sono queste cassettine in metallo diffuse in tutta l'Argentina ma anche l'Uruguay. Nada de nada, un cabacho e niente ragazzi, non l'abbiamo trovata. Quindi dall'avenida San Martín, l'avenida centrale, salutiamo Tres Lagos, mettiamo i guanti e si va. La temperatura oggi è alta a dispetto del vento, alto anche lui. Come vedete gli unici abitanti che circolano la mattina di domenica sono i cani. Finisce Tres Lagos, dice Francesco, finisce il mondo e il deserto. La strada dei 73 Malditos dovrebbe essere qui, da questa parte, che sarebbe la prosecuzione della ruta 40 che stiamo già percorrendo. Guardate il vento sulla bandiera. Paesaggi proprio da America. Inizia subito il ripio anche per noi. Dovrebbe essere in migliori condizioni per quanto ci riguarda, per il nostro peso, per le nostre condizioni, rispetto alla 73 Malditos. È per questo motivo che l'abbiamo preferita. Allunghiamo comunque il tratto di strada che dobbiamo percorrere, non che sia poi così buona. Sicuri che non è la 73 Malditos questa? Sì, dovremmo avere meno vento. È quello che ci hanno detto i ragazzi brasiliani incontrati ieri ed è quello che ci ha detto un'altra signora che parlava benissimo l'italiano ieri. Ci ha detto di preferire questa strada perché il vento, anche se soffia e si sente, lo dovremmo avere alle spalle, perché solitamente il vento soffia dalla cordigera fino al mare ed è la direzione che stiamo percorrendo noi adesso. Ne avremo per un po' più di 100 km, mentre la 73 Malditos, come dice il nome stesso, è di 73 km. Cavalli in fondo, cerchiamo di smorzare la tensione guardandoci intorno. Francesco si prepara con grande impegno, lo sento che si muove e che ha un po' di tensione. Sarà una giornata lunga. Quindi abbiamo lasciato per il momento la ruta 40 che riprenderemo poi a Governador Gregores. Adesso è questa la deviazione che facciamo per risalire poi verso nord, sperando di aver fatto la scelta giusta. Siamo in mezzo al nulla completamente e pensare che a me qualche campagna delle nostre zone mi sembrava dare la sensazione di smarrimento. Nella zona Cremone, qualcuno nella nostra zona la conosce, e a me quelle strade facevano sempre un po' inquietudine perché sembravamo un po' fuori dal mondo, lontani da Corridonia, lontani dal primo comune dopo, che era quello di Mogliano, quindi mi dava questa sensazione. Mi fa sorridere adesso. Oh mio Dio, ragazzi, è brutta. Sarà che la giornata è più calda, sarà la tensione, perché è veramente, veramente dura. Ma sto sudando e non immagino Francesco, che adesso lasciamo in pace. Abbiamo raggiunto gli altri motociclisti, che sono sempre in due e hanno preso la nostra stessa decisione di proseguire a est per poi risalire verso nord. Guardate il vento, rallentiamo un po' per fare la loro stessa strada. Un guanaco proprio vicino a noi. Si fa di nuovo brutta. Cerco di essere meno rigida possibile, credo di indovinarne il metodo facendo così. Lascio andare ai movimenti che sento fare alla moto. Intorno a noi, folate di vento, sabbia che si alza, terreno aridissimo, qualche guanaco e nulla più. E nada más. La situazione non è delle migliori perché in questo momento il vento è aumentato, il ripio non è poi messo così bene come speravamo. Ho sgonfiato ancora più le gomme, quella davanti l'ho messa a 2 atmosfere, quella dietro a 2,2. Da quel che ci è stato detto dovremmo avere altri 100 km in questa condizione, ne avremmo fatti sì e no 5 e io già sto sudando, sento le gocce lungo la schiena che stanno scendendo. Per fortuna non è caldo, quindi diciamo che ci raffreddiamo facilmente. Ci sono punti con dei sassi grandi che
senti la moto galleggiare davanti. Poi se ti capita quel momento che la gomma ha poca aderenza e ti arriva la raffica di vento laterale, senti il cuore che ti arriva in gola. Dovevo allenarmi di più, perché sento le braccia che mi fanno male in quanto sono molto tese, perché voglio sentirla la moto davanti. Guardate quando oscilla in manubrio, quando prendo la parte più mossa del brecciolino, ecco. Quando invece arrivano questi tratti, vi faccio vedere meglio, con della terra asciutta, battuta, si viaggia benissimo, solo che durano pochissimo. Altra cosa che ci è stata detta, infatti, non affrontate mai queste strade con la pioggia, perché la terra battuta, asciutta, appunto, si trasforma in fango, e con una moto così pesante è praticamente impossibile. Assolutamente questo è il ripio peggiore mai fatto in vita mia, e soprattutto mai fatto qua in Sud America. Quello che ho notato, e che è anche ovvio, quando siamo stati a Torre del Paine con la moto leggermente più scarica, senza la sacca posteriore, con le valigie appunto vuote, si viaggiava, ragazzi, che era una meraviglia. Ora faccio veramente tanta fatica. Queste difficoltà, diciamo che in parte aumentano l'adrenalina, ti fanno sentire proprio il sapore dell'avventura. Qualcuno dirà: vabbè, ma che stai facendo? Non stai facendo nulla di particolare. Però nel nostro piccolo, noi siamo due persone semplicissime, trovarsi qua da soli con un bisonte di moto a vivere questo momento con tra virgolette spensieratezza, e non vi nascondo anche una certa dose di felicità nonostante le difficoltà, è bellissimo. Ora, vedendo e sentendo i rumori provocati dalla Tenerona, non so se la moto la pensi come me, però lei è parte integrante di questo viaggio. Forse è lei la vera protagonista di questo cambio di vita, perché pensate per un attimo ad avere un problema qui alla moto, considerando che dietro abbiamo Tres Lagos, e per arrivare a una città degna di essere chiamata città ci sono 220 km, nel mezzo il nulla più assoluto, sarebbe un problema abbastanza serio. Risolvibile, perché tanto qualcuno passa prima o poi, però speriamo che non accada. Pensiamo positivo, che si viaggia meglio, dai. Si intravede un gruppetto di guanachi dall'altra parte della strada che ha attraversato mentre noi fermi facevamo un cambiamento con le GoPro. Ci sono anche dei cuccioli, e il bello è stato che il capo del gruppo ogni tanto si voltava a vedere dove erano gli altri. Se gli altri erano troppo dietro, si fermava, li aspettava. L'umanità degli animali e l'importanza della famiglia, mettiamola così. L'immensità abbandonata e lasciata alla natura. Questo è l'unico tratto dove non vediamo la rete di protezione della strada contro gli animali selvatici e liberi. È per questo che i guanachi circolano regolarmente e circolano tranquillamente, spostandosi da una sponda all'altra. Non che non lo facciano nelle altre condizioni, quando hanno la rete di fino spinato, però chiaramente è un po' più difficoltoso per loro. Il cielo che torna ad avere l'aspetto dell'infinito. La cosa positiva è che guidare su queste strade non hai problema con il traffico, da come potete vedere. Ti puoi prendere tutta la carreggiata sia a destra che a sinistra. Io perlomeno sto cercando di fare in questa maniera, per percorrere il sentiero tracciato dalle gomme delle auto, dai camion, anche se non sempre ci riesco come ora. Sì, penso che questa sera dobbiamo fare tutti insieme un check-up alla Tenerona per vedere se qualche dado si è allentato, che le vibrazioni sono tante e continue. Ora si va molto meglio perché è diminuito il vento, non ho più paura delle raffiche, e se vedo un tracciato ben definito riesco a seguirlo anche a un'andatura più sostenuta con tranquillità. La temperatura esterna sembra che si sta alzando, infatti le previsioni davano 20 gradi alle 4 di pomeriggio. Dobbiamo iniziare a togliere qualche strato. Attualmente ho una temperatura corporea, data appunto l'attenzione, di circa 95 gradi. Penso che potrei affrontare questa strada anche in mutande e non avere freddo. Qui è dura, ragazzi, per la moto, è dura veramente.
cuscinetti delle ruote, cuscinetti dello sterzo, cerchi, gomme, sospensioni, cardano, tutto sotto stress ai massimi livelli. Altra cosa che sto notando, ve l'avevo evidenziata nel video precedente, in questo momento abbiamo il vento che spinge da dietro. Guardate la temperatura del motore, nonostante vado a 2000 giri senza acceleratore, continuamente il motore arriva a 105-106 gradi, si accende l'elettroventola per raffreddarlo, scende a 98 perché 98 è la temperatura in cui l'elettroventola si ferma, quindi il range della temperatura del motore va dai 98 ai 106, si accende l'elettroventola, torna a 98 e risale fino a 106. Tenerona, mi dispiace, ma meglio non posso fare in questo momento, devi resistere. Ma i massi sono enormi, enormi, enormi. Passo di qua, ogni volta che fai quel passaggio e quindi passi al centro della carreggiata dove è tutto più smosso, è sempre un terno all'otto. Bellissimo, bellissimo.